Cari amici, nuova puntata di City Report insieme a Hermes. Dove cacchio siamo anche oggi? Siamo in via Lancetti, ma vi portiamo a vedere un'altra vietta che ci riserverà molte sorprese. Che dici, Hermes? Non vediamo l'ora di arrivare, dai. Anche perché nelle scorse settimane non abbiamo mancato di seguirla sta situazione. Seguiteci, adesso partiamo. City Report! Ed eccoci, sempre via Lancetti. Stavolta qualcuno potrebbe dire sembra la struttura di via Principio Eugenio che vi abbiamo già fatto vedere, ma non è quella. Però in compenso Hermes, sì, è chiusa. Ma non si entra. Non si entra, ma lo schifo intorno devo dire che non manca mai di stupirci. Guardate qui, abbiamo anche i cuscini. Vedendo questi cuscini e tutto questo sporco, cosa pensate? Che non ci sia qualche pernotto anche qui? C'è. Guardate, questa è la fontanella dell'acqua e questo è il retro della costruzione, tutta bella graffitata come si usa adesso qui a Milano. E adesso andiamo a percorrere questa strada che, vi ricordo, siamo a Scalofarini e qui sorgeranno delle nuove costruzioni visto che è stata venduta l'area ferroviaria. Andiamo! Ed eccoci, stiamo percorrendo via dell'Aprica, questa vietta che è parallela alla via Lancetti, che molti utilizzano per tagliare ed andare verso Bovisa, la circonvallazione. E qui troviamo il primo grande punto, come vedete anche dalla bottiglia che è stata buttata qua. Questo è il punto più basso di tutta la struttura, che avevo già segnalato diverse volte, perché qui si scavalca. Adesso in questa occasione hanno appena portato via gli oggetti del scavalco, che sono di tutto, dalle biciclette del comune, materassi, pezzi di legno, e ci andiamo ad avventurare verso quella che è la vera e propria aria per notti. Come vedete, sta via, in quanto a immondizia, ha sempre la sua situazione. E perché questa visita nostra qui? Perché dopo essere stati a Scalo Romano, dove adesso verrà fuori il villaggio olimpico, vediamo che tutte queste aree vengono riqualificate. Però queste riqualificazioni, a parte essere lunghissime e tante volte non totalmente efficienti, non risolvono quello che c'è, i problemi che ci sono qui. Adesso, per esempio, in questo preciso posto qua, definito da tutti il pisciatoio, Hermes, possiamo smentire la tradizione che questo è il pisciatoio? Diciamo che dall'odore no, purtroppo non possiamo smentire un bel niente, perché è tutto pisciato qua. E lo sai cosa stanno facendo qua dentro adesso? No, non mi sono informato. Ecco, te la dico io perché è una cosa nuova. Hanno fatto il Pala Sistina, cioè hanno fatto tipo un teatro per occupare lo spazio perché devono venire a costruire. Tu pensa alle persone che vengono qui a posteggiare e trovano tutti sti rifiuti, gente che urina, immondizia. E adesso vedremo anche altro. E questa è la situazione Milano 2024. La visita. E siamo a giugno, comincia a far caldo oggi, Ci vedete tutti in maniche corte? Vai. Qua abbiamo visto che è stato tranciato completamente il filo spinato per agevolare lo scavalco. Qua c'è anche il gancio e diciamo con qualsiasi cosa, una bicicletta, un carrello, è possibile salire. Ma abbiamo ancora i resti di quello che fino a poco tempo fa c'era dentro, cioè quelle capanne interne. Esatto, sì. I pezzi di stoffa. Beh, comunque tranquilli, perché la situazione non è cambiata, è solo passata da un lato all'altro. Adesso c'è il teatro Sistina all'interno, devono costruire, ma guardiamo fuori cosa troviamo. Ed eccoci, stiamo proseguendo via dell'Aprica e come vedete sotto questo bellissimo palazzo di nuova costruzione rispetto agli altri, cosa troviamo secondo voi? E voilà, bottiglie d'acqua, i trolli. Adesso a quest'ora si sono appena allontanati perché stanno
in giro a chiedere le elemosine, a mangiare qualcosa. E questo è quello che troviamo qua sotto, nella Milano che aspira alle Olimpiadi. Possiamo tranquillamente dire che Via dell'Aprica può ambire alle Olimpiadi del Pernotto, e credeteci, questa cosa non dura da poco, anzi oggi ne vediamo anche meno del solito, stranamente, però sono ancora presenti in giro, come vi facciamo vedere, le urine. E questa è una panoramica di questi pernotti. Ma proseguiamo. E qui siamo sempre in Via dell'Aprica, nello spiazzale, come potete vedere in mezzo siamo pieno pomeriggio di un tranquillo metà giugno, troviamo un bel materasso, e per chi non credesse dove siamo ve lo facciamo vedere meglio. Lancetti, ed ecco qua, per la serie le vie abbandonate e dove trovarle, le schifezze e dove trovarle, questa è una di quelle situazioni che ci lascia sempre stupiti, no? Anche perché alla fine è una zona abbastanza riqualificata, centrale, che nulla prevederebbe, insomma, di essere in queste condizioni. Poi torniamo sempre al famoso discorso dei tagli dell'erba, vabbè, quella ce l'abbiamo così, c'è niente da fare. Voilà. Ma proseguiamo, perché non finisce così. Il nostro amico Hermes ci segnala uno dei famosi carrelli del Ghigrado, che casualmente, del tutto casualmente, vi segnaliamo da almeno 5 anni, dove ci sono questi carrelli, ci sono occupazioni, c'è degrado, eccolo qua. Muovilo un po', è bloccato o... No, questo qua si può ancora usare tranquillamente. Aspetta, ma la moneta? La moneta, beh, quella naturalmente non c'è più. Vedere? No, no. Oh, sono tecnici, sì, eh. Certo. Poi qui vedo un po' di immondizia ancora in questo cestino, vi ricordo che siamo parecchio che non passano, sì, vi ricordo che siamo a Milano Lancetti, ma qui vedo una borsa rosa. Chi è che lascia una borsa rosa qui? Piena di roba, guarda qua. Quella miseria. C'è anche la macchina fotografica, le macchine fotografiche, utensili per di donne. Ecco, questa un po' di roba qua, che questa non... la segnaliamo in quanto roba rubata, roba sicuramente. Che non dovrebbe essere qua. Sì, sì, sì. Ah, bene. Niente, che dire, sì, ci conferma la nostra situazione che vi avevamo detto. E voilà, una panoramica della famosa piazza Via dell'Aprica. E questo è il palazzone dormitorio di fronte ai binari dello scalo. E continuiamo qui coi pernotti. Sono anche organizzati bene, si sono fatti tutta la stagione qui, compreso l'inverno, tranne qualche vario giorno di sgombero, pochi a dir la verità. E con questa panoramica di Via dell'Aprica vi salutiamo e andiamo a chiudere. E questo è il punto dello scavalco, questo grigio, che in questa occasione non abbiamo almeno trovato direttamente la scala, caso più unico che raro, ed è una via di quelle totalmente abbandonate a Milano, come quasi tutte le vie che passano vicino alle ferrovie, che vi segnaliamo da anni. Ok, eccoci. Abbiamo finito di raccontarvi, Hermes, Via dell'Aprica. Come l'hai trovata, visto che la stiamo seguendo da parecchio e l'abbiamo voluta fare proprio verso, esatto, fine stagione? No, era stata sgomberata credo un mese fa, ma ad oggi diciamo è ricominciato tutto e la situazione è uguale a quella che era prima, quindi... Quello che mi chiedo è, una volta c'erano dei negozi lì, perché quel palazzo era fatto per avere dei negozi sotto.
Vuoi dire che i negozi non andavano bene e quindi li hanno chiusi, o forse anche la presenza di questi accampati? Beh, sicuramente lo spettacolo che c'era all'esterno dei negozi non era dei migliori, quindi potrebbe anche essere che ha... Anche perché, comunque, continuiamo a dirlo, a Milano mancano i bagni per le persone normali, figuratevi per i senza tetto che stanno in giro la notte e dormono lì, e gli odori sono veramente una cosa sgradevole. Ok, per questa City Report vi salutiamo da una Milano caldissima di metà giugno. Ci vediamo prossimamente insieme ad Hermes. Alla prossima City Report. City Report.